è che lui racconta anche un pochettino quello che c'è dietro i suoi brani e li condisce anche con un po' di meditazione. E quindi questa sera questo concerto sarà un po' esperienziale e poi ci sarà una sorpresa a un certo punto della serata, che però non vi anticipo. Vabbè, ve la spiego dopo. Già hai creato un po' di suspense, no? Così. Vabbè, un po' di Ci siamo. siamo in diretta, non so. Ah, ok, siamo già in Ah, diretta. tra di là, ok. Allora, salutiamo gli amici a casa anche. Ok, ciao. Lei è Maria Teresa, la proprietaria del salotto di Alice, che io ringrazio per aver creato questo evento di Piano House e ringrazio tutti gli ospiti che ci sono qui questa sera con noi e diamo inizio a questa splendida serata. Piano Diamo inizio al last concert di Lord. House. Grazie. Allora, Maria Teresa ha anticipato, no, questo discorso sulle energie. Io lavoro tanto con le emozioni, con le musiche e anche io prima percepivo proprio questa bellezza delle energie che ci sono stasera, perché credo tantissimo che oggi più che mai le persone hanno bisogno di essere sempre più consapevoli delle scelte che fanno. E quindi quando uno fa una scelta che la sente veramente, allora si sente. Non so come spiegarvi, sembra banale, no? Però. E si percepisce proprio nell'aria, no? E quindi questo tipo di evento, anch'io sto portando in giro in varie location, nasce proprio per far rivivere anche questa esperienza, per farci tornare a quello che più o meno a fine 800 era una cosa normale, trovarsi nei salotti culturali o comunque case private per condividere eventi artistici. E spero tanto che questa cosa prenda piede e ritorni ad essere la nostra nuova normalità. Quindi, cominciamo. Il primo brano che io ho portato in scaletta stasera si chiama Le tue paure ed è un brano che ho scritto pensando alla tematica, all'emozione della paura, che è un'emozione che ci muove tantissimo, spesso in modo negativo. Ed è un'emozione che invece io con questo brano voglio portare in un'altra veste, una veste evolutiva. Perché ho sempre pensato che dietro una paura che noi abbiamo, in realtà, si nasconde una grande opportunità di crescita e di evolvere. E quindi il mio invito è quello di accogliere questa emozione in un modo positivo, perché se ci è arrivata a trovarci, vuol dire che ha sempre un risvolto positivo. Dall'altra parte c'è una motivazione, un qualcosa che ci può portare ad evolvere. Le tue paure. Grazie. Thank you.
Andando avanti in questo viaggio di emozioni, il prossimo brano che vi eseguo, che si chiama L'Essenza, è un brano che dà il titolo al mio recente disco L'Essenza, ed è un brano che io ho scritto nel momento in cui ho affrontato la scomparsa dei miei due nonni paterno e materno, perché non mi era mai successa una cosa così, e quando io ho incontrato i miei nonni per l'ultima volta, li ho visti entrambi col sorriso. E quindi, lavorando anche in Theta Healing, che è una tecnica che utilizzo di autoguarigione e che ti fa scoprire anche tante cose, mi è arrivato questo messaggio da parte loro sulla felicità. E io ho voluto ricordarmeli così, con la felicità, perché loro, erano sempre felici in vita e hanno vissuto fino all'ultimo istante come se avessero voluto fare questo ultimo sforzo per dire: ok, vado via col sorriso da qua. E con questo brano voglio condividere l'idea di andare alla ricerca di qual è la nostra profonda essenza dentro di noi per cercare di portarla in ogni istante in quello che facciamo, per cercare di vivere in un modo che sia felice a prescindere da quello che ci può succedere, perché nel momento in cui siamo veramente ciò che siamo, non c'è nulla che ci può spostare, perché siamo totalmente noi in modo consapevole. L'essenza. Grazie. Prossimo brano ci porta da tutt'altra parte, perché è un brano di Tirse e ci porta in queste sonorità francesi. È un brano che fa parte del suo ultimo lavoro e l'ho scelto perché ha questa ripetizione, questo sovrapporsi di dita, di mani, ed è molto interessante proprio come lui ha giocato tantissimo sulla ricerca di questo tipo di sonorità. E ve lo suono questa sera, si chiama Yuzin.
Grazie. Non so se l'avete mai sentito, ma questo disco di Tirsen è molto molto particolare. E si chiama Eusa, se lo volete cercare. Jan Tirsen è il compositore Eusa. Ed è una raccolta di, penso, almeno 15 brani, più o meno tutti su uno stile di questo tipo qua. Col prossimo brano, invece, diciamo che gioco in casa da un lato, perché è un brano che tanto tempo fa è arrivato, io mi trovo proprio a Napoli e in quel periodo avevo questa melodia in testa che faceva più o meno così. Avevo questo incipit qua e lo canticchiavo per le strade di Napoli e a un certo punto, tornato a casa, ho iniziato a lavorarci. E mi ricordo che dopo qualche mese volevo tornare qui per un concerto e proprio qua, a casa di Maria Teresa, feci sentire una prima bozza di questo brano per capire cosa le persone sentivano di questo pezzo. Ed era magico perché ogni volta che io mi mettevo a suonare questo brano ricordava esattamente questa zona. Poi, passando del tempo, iniziando a lavorarci, ho iniziato a scriverlo e dovete sapere che una parte della mia famiglia ha origini comunque di queste parti, perché mio papà viene da un paesino vicino a Rocca Monfina. Non è proprio Napoli-Napoli, però la zona è sempre questa. E mia mamma invece viene da più o meno Gallipoli come zona. E quindi questo brano per me ha significato due cose importanti, scrivere questo brano. La prima cosa è stata un fare pace con le mie origini, perché io sono cresciuto in un paese piccolissimo vicino a Modena, dove avere origini del sud era considerata una cosa da... Mi sono sentito dire le peggio cose, no? Fin da quando ero adolescente, e quindi una parte della mia vita io praticamente l'ho vissuta rinnegando questa parte delle mie origini fondamentalmente. Quindi scrivere questo pezzo mi ha fatto fare pace, mi ha fatto chiudere un ciclo e mi ha fatto tornare ad amare in realtà tutta questa parte che io ho dentro, perché fa parte di me e l'amo sempre tantissimo. La seconda cosa invece che mi ha portato è stato un messaggio di bellezza, perché è tanto tempo che vengo a suonare qui da voi e questo brano mi ha regalato tutta la bellezza che c'è in questa città e tutte le anime belle che io ho incontrato, incredibili, e ho voluto racchiudere con questa musica e raccontare quello che io ho vissuto visitando la vostra città. Quindi per me è una dedica proprio che io faccio a tutta la città di Napoli e alle persone che la vivono e che la abitano. Grazie.
applaudire, non è vietato. Cioè, se poi è... ci sta. Sì, anche per smorzare un po', no, questa... ci sta, ci sta. Grazie. Adesso come si dice? Chisto un momento. Chisto un momento. Il tuo napoletano fa sempre morire. Vabbè, ci provo. Allora, abbiamo promesso una piccola sorpresa e io e Christian abbiamo fatto un piccolo esperimento un po' di tempo fa, che quando l'ultima volta che è venuto a Napoli. E io sono un'operatrice Reiki di secondo livello e un giorno io ho proposto di trasformare
quella che è l'energia del Reiki in musica. E quindi io ho proposto semplicemente di provare a lasciar fluire, cioè ascoltare quello che diciamo le vibrazioni del suo corpo in qualche modo recepivano e trasformare tutto questo in maniera, tra virgolette, passiva in musica. E quindi lui ha detto ok, facciamolo. Abbiamo provato e sono usciti fuori degli spunti interessanti e abbiamo deciso di fare questo esperimento con voi per vedere che cosa esce fuori, quindi che forma può avere in musica questa energia. Vi va? Ok, vediamo che Così un cosa po' succede. Un curioso, po' così, un po' vabbè, così. vediamo, dai. Giochiamo un po'. Thank you.
Grazie a te. Grazie. Sempre un bel esperimento questa cosa. Ma sì, anche perché, a parte che adesso dovrei spogliarmi, tipo, tutto il caldo che ho addosso. Sai che io sono un po' Madonna. Sembrava di avere una caldaia. Mi presento. Comunque molto, molto interessante sempre. Anche perché alla fine vai in un altro livello, in un'altra dimensione quasi. Infatti interessante sta cosa, molto. Grazie. Facciamo un applauso a Maria Teresa. Il prossimo brano che vi suono, che si chiama Lola Corre, è un brano che io ho scritto in occasione della giornata nazionale contro la violenza sulle donne. Ed è un brano col quale io sono tanti anni che cerco di portare in giro questa riflessione, perché io penso sempre che lottare contro qualcosa non faccia altro che aumentare quello per cui stiamo lottando, perché io non faccio altro che portare forza a una cosa negativa, mentre invece per cercare di cambiare le cose bisogna sempre agire in modo positivo e con amore. E quindi io quando varie volte parlo di questa tematica, dico sempre, bisognerebbe portare in giro tanta educazione in realtà, invece che una lotta contro, bisognerebbe portare un'educazione, partendo magari dalle generazioni nuove, a cercare di educare alla differenza che c'è tra uomo e donna, che semplicemente siamo diversi, no? E quindi piano piano potremmo arrivare a un punto in cui in realtà ci sarebbe tanta comprensione e calerebbe questo desiderio di violenza, perché noi non diamo più energia a questa cosa. E quindi tanti anni fa, in occasione proprio della giornata nazionale contro la violenza sulle donne, io scrissi questo brano e mi ritrovavo ad andare in giro a dire queste cose e spesso anche in eventi in cui non la pensavano proprio come me, no? E quindi a volte mi hanno proprio dato un po' addosso, però io voglio proprio portare in giro questo messaggio dove e io credo tantissimo che la forza dell'amore sia una cosa potentissima su tutti i livelli e che vada condivisa e insegnata a tutti, perché l'amore deve essere universale e quindi per comprenderlo prima di tutto dobbiamo comprendere noi stessi e partendo proprio dalle basi, dalla comprensione che siamo diversi. Do la corre. Thank you.
Mi sono dimenticato, ma si vede che non era il momento giusto. Voglio farvi fare una cosa. E ho imparato una tecnica negli anni che si chiama One Minute Meditation, che ci permette di sperimentare la meditazione partendo da un minuto. E voglio guidarvi, provare a farvi vivere questa esperienza di meditazione, perché un minuto, se vissuto in modo consapevole, è una cosa di una potenza incredibile. E questa è una tecnica che ci può guidare nella nostra quotidianità per cercare di centrarci e ritrovare il nostro centro quando lo perdiamo. Quindi adesso userò questa campana qui giusto per dare l'inizio. E il primo rintocco farà iniziare il minuto, l'ultimo rintocco farà finire questo minuto. Quindi per la riuscita mi raccomando, chiudete gli occhi. Prendete un paio di respiri profondi e inizieremo questa meditazione da un minuto. Fate un paio di respiri profondi e io farò partire il minuto.
condividere con voi questa tecnica, questa esperienza e per chi vuole vi invito veramente a provarla un giorno e vedere che cosa accade nella vostra vita solo utilizzando 1 minuto di meditazione al giorno. E la tecnica si chiama One Minute Meditation ed è una tecnica che è stata inventata da Patrizio Pauletti. Andando avanti, invece, il prossimo brano, ogni volta che lo presento, mi fa molto sorridere perché ha questo titolo strano che è La danza dei conigli, ma ogni volta che lo suono, diciamo che la situazione politica non cambia mai. Questo brano, quando l'ho scritto, era dedicato alla situazione politica che abbiamo soprattutto in Italia. È un brano che ho scritto quando avevo più o meno 20 anni e mi interessavo tantissimo di politica, giravo con la borsa, con Che Guevara, ero tutto molto esaltato da seguire tutte le vicende. E poi a un certo punto ho capito che in realtà quello che potevo fare era qualcosa di diverso. E ho scritto questo brano pensando alla politica in un altro modo, perché ho immaginato tutte le persone in una danza in cui, come tutti, cerchiamo, no, delle risposte, e poi a un certo punto arriva la persona di turno che, come con un coniglio, ti dà questa carota che è il premio, un contentino che ti fa stare buono. Perché all'epoca vedevo proprio che succedeva in questo modo qui. Allora ho iniziato invece a pensare, ma io cosa posso fare in realtà, no? Perché intorno a me io ho una cerchia di influenza per la quale se condivido certe cose, faccio certe azioni, magari anche solo 10 persone possono fare qualcosa di utile insieme a me e a loro volta loro per altre 10 persone e così via, fino ad aiutare una comunità partendo localmente e andando in giro. E quindi questo brano è un invito a cercare di e prendere sempre più consapevolezza del potere che noi abbiamo dentro di noi, grazie alle nostre scelte, alle nostre azioni, che possiamo utilizzare per influire nella nostra cerchia di influenza, quella su cui è più facile agire, perché sul macro non possiamo arrivarci, non abbiamo quella potenza lì, ma partendo dal piccolo possiamo avere un effetto dirompente. E quindi spero che più avanti, quando parlerò di questo brano, la situazione sia migliorata. Comunque, la danza dei conigli. Thank you.
Grazie. Il prossimo brano, che si chiama Solar 1, questo titolo strano, è un brano che io ho scritto per un nuovo progetto che sto per ultimare, dedicato sempre alla meditazione. Sarà un disco completo di 8 brani e saranno tutti divisi già con delle tempistiche assegnate, quindi saranno dei brani da 3 minuti, 10 minuti o 21 minuti, in base a quanto uno vuole provare a fare meditazione. In questo caso quello di stasera è la versione da 3 minuti. Quindi, per la buona riuscita di questa seconda meditazione che voglio farvi sperimentare, è necessario chiudere gli occhi come prima e vedere che cosa la vostra anima vuole lasciarvi. Quindi tutto quello che visualizzerete o proverete sarà un messaggio per voi. Grazie. Thank you.
grazie. Grazie, spero vi abbia portato in posti vostri. Non sapevo come altro dire. Il prossimo brano è un brano di Erik Satie, che sicuramente avrete sentito in tantissimi film, è stato utilizzato svariate volte in vari film, pubblicità, ovunque. Ed è un brano che ho scelto perché è un brano che io chiamo ciclico, è un brano che potrei suonare all'infinito per come è collegato, è un brano veramente pazzesco. Pensare anche che è stato scritto inizio Novecento è ancora più incredibile da pensare, da ragionare. Ed è tra l'altro un brano che quando il mio maestro me l'ha dato a studiare abbiamo guardato lo spartito ed è stranissimo perché lui usava scrivere sugli spartiti delle indicazioni, no? Come adesso io vi sto raccontando un po' le emozioni che metto in musica. E lui aveva iniziato con gli spartiti a scrivere proprio delle indicazioni su che cosa succedeva in quel momento. E quindi fu un'innovazione incredibile per quei tempi, dato proprio da Satie. E Satie è il capostipite di tutto il minimalismo che sentiamo ancora oggi. Tutto quello che sentiamo arrivare da Einaudi, oppure abbiamo sentito da Philip Glass, ad esempio, un altro compositore molto importante, parte e nasce da questo compositore che è il capostipite del minimalismo. Grazie. Thank you.
grazie. 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 Questo pezzo è bellissimo perché proprio è un loop continuo. Avrei potuto continuare a suonarlo per un'altra mezz'ora. E a volte succede. C'è un altro brano interessante di Satie che si chiama Vexation, se lo cercate, ed è un brano che lui ha scritto e da spartito andrebbe suonato, è un loop, andrebbe ripetuto 885 volte. C'è chi l'ha fatto, e poche esecuzioni, ma c'è chi l'ha fatto. Ed è un brano che quelli che l'hanno suonato dicono che a un certo punto impazzisci, perché proprio usa certe note che è come se ti mandassero in trance da qualche parte. E se lo trovate su YouTube c'è. E magari non ascoltatelo 10 ore, però magari anche una mezz'oretta già secondo me è già abbastanza. Vexation. Dopo ve lo passo, lo faccio vedere su YouTube. Ed è interessante, è un bel esperimento. Sì, lui era anche collezionava ombrelli, ho saputo questa cosa, no? Che quando andarono a casa sua trovarono questa stanza, aprirono questa stanza e caddero, non so, migliaia di ombrelli da questa stanza, perché collezionava ombrelli, non sa il perché. E cose strane, sì. Però guardando anche la storia, no? Ad esempio, io mi appassiono tanto alla storia delle persone, no? Perché, ad esempio, il mondo dove sono io, no? Che è il piano moderno, no? Perché non ho studiato classica, in realtà sto studiando adesso classica, il percorso al contrario, da autodidatta. E quello ad esempio che chiedo sempre al mio maestro è: ma raccontami anche la storia, no? Dell'epoca dei compositori, ma anche degli aneddoti sui compositori. Perché come quando uno studia arte, ad esempio, no? Di un pittore, comunque di quell'epoca lì, cioè, se io non vado a scoprire anche che cosa ha vissuto quella persona, no? Perché stava dipingendo quella cosa, perché ha scritto quel brano, cosa stava vivendo anche internamente, no? Come posso io poi andare a interpretare in quel modo lì? E ad esempio nella classica spesso succede, almeno per la mia esperienza, è sempre successo di incontrare altri pianisti che erano totalmente esecutori, perfetti, il brano era la cosa più perfetta che io avessi mai ascoltato, però poi dopo mancava questo collegamento, no? Che almeno a me piace di più, di poter condividere con tutte le persone, anche far capire come far entrare dentro a questa musica tutti quanti. Quindi è bello andare a scoprire anche queste cose qui. E Satie ha una vita stranissima proprio, molto interessante, andate a scoprirla. Il prossimo brano, visto che già mi sto facendo abbastanza viaggi mentali, che ha questo titolo To the Moon, è un viaggio che io ho scritto pensando a, ovviamente, una cosa che sembra assurda, no? E ho detto, e mi sono chiesto, ma quando io voglio realizzare qualcosa cosa penso? E penso a delle cose che sembrano folli, perché più io penso a una cosa folle, più l'universo farà in modo di avvicinarmici, no? Come pensiamo negli anni 60, qualcuno pensò di poter volare sulla Luna, poi effettivamente ci riuscì. Sembrava una cosa impossibile da fare, ma poi l'hanno fatta. Allora, quello che io voglio racchiudere in questo brano è un messaggio per dire che avere sogni anche che sembrano impossibili in realtà dovrebbe essere una parte importante delle nostre vite che ci deve guidare, perché solo così potremmo avvicinarci sempre di più a quello che vogliamo realizzare, perché l'universo bene o male ci metterà davanti alla strada gli indizi e quelle cose che ci porteranno in quella direzione. Magari non sarà proprio quello che avevamo sognato al 100%, però arriveremo lì. Magari se provate a fare dei collegamenti vedrete che in passato vi è successo varie volte. To the Moon. Thank you.
Grazie. 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 C'è il mio primo disco che si chiama Sognare e quel disco ha racchiuso tantissimo questa tematica qui perché penso che sia una delle cose più belle da poter insegnare e trasmettere agli altri, perché sognare non ci costa nulla in realtà, no? Quindi perché non possiamo sognare cose grandiose, folli, fuori di testa? Alla fine le possiamo fare gratuitamente, quindi magari ci succede veramente quella cosa, magari un po' meno, però intanto lo facciamo. Invece per chiudere voglio portarvi quest'ultimo brano che si chiama Un respiro, che è un brano che io ho scritto tanti anni fa quando la mamma di una mia carissima amica è un'insegnante di canto e ha lavorato per tantissimi anni all'Arena di Verona, al Teatro La Scala, ha collaborato con Pavarotti, tantissimi tenori famosi. E un giorno, siccome lei mi dava lezioni di pianoforte, e mi fa, dai vieni ti faccio fare due vocalizzi perché secondo me tu hai una voce, potresti cantare. Lui dico, ma dai, su, non prendi per il culo, adesso va bene, posso provare, ma... Invece mi insegna questa tecnica, mi dice, prova, vedrai, perché è una tecnica che io uso per preparare i cantanti lirici e vedrai che cosa ti accade. E allora lui inizia a raccontarmi, mi dice, guarda, però ti racconto una metafora, mi dice, e quando noi nasciamo, da neonati siamo in uno stato che possiamo dire che è di totale connessione con ciò che siamo, no? Perché se ci ho parato a pensare in questo punto del nostro corpo dove abbiamo l'ombelico, si può dire, metafora ovviamente, che è racchiuso ciò che siamo, no? Perché questo è il punto da cui noi veniamo generati, perché è ciò che ci connette con nostra mamma. Allora lei mi dice, col canto io ti insegno una tecnica per andare ad utilizzare questa parte del tuo corpo quando canti, quindi collegarti col diaframma. E quindi puoi immaginare che questa parte del tuo corpo è dove risiede ciò che sei, la tua essenza. E quindi se tu ti colleghi con questa parte vai a tirare fuori ciò che sei sempre di più. E poi mi dice, prova a pensare, quando sei piccolo, sei neonato, hai una voce che è altissima, no? Quando un neonato urla ha delle tonalità che sono irraggiungibili dopo, no? E mi dice, guarda caso, loro riescono a farlo perché sono totalmente in connessione, utilizzano questa parte del loro corpo perfettamente. Poi crescendo cosa succede? Che, è sempre una metafora ovviamente, noi iniziamo ad avere paura e la nostra respirazione invece di essere qui si alza e passa in questa zona. E in questa zona noi quando abbiamo paura iniziamo a respirare tanto di petto. E quindi lei mi insegna questa tecnica e inizia a scoprire che più riuscivo ad andare su con la voce, più riuscivo ad abbassare la mia respirazione, a controllare il diaframma. E riuscivo di conseguenza a sbloccare dei miei traumi interni. E quindi la metafora che voglio portarvi questa sera con questo brano è quello di fare un viaggio insieme, provare a entrare nelle vostre profondità e andare a riconnettervi con questa parte che abbiamo dentro di noi, che è dove, almeno io penso, a livello metaforico, risiede la nostra essenza. Quindi per la buona riuscita di questo brano è fondamentale chiudere gli occhi e lasciarvi trasportare in questo viaggio all'interno di voi che durerà più o meno 4 minuti. Un respiro. Grazie. Thank you.
grazie. Grazie. Mille. Grazie. Grazie. Ci tenevo a dirvi le ultime due cose che mi sono dimenticato. Stasera è una serata della dimenticanza. Vedete che aver bevuto il vino prima è stato un po'... Perché io non lo reggo tantissimo l'alcol, quindi... Allora, avete ricevuto a inizio serata un fogliettino e a me farebbe molto piacere, per chi vuole, e raccogliere una vostra testimonianza, perché sono tanti anni che faccio questo tipo di concerto e io porto a casa le emozioni che le persone provano, e quindi se vi va lasciate il vostro pensiero sul foglietto che vi è stato distribuito e io lo conserverò con me. E poi, per chi è interessato, io sono qua per domande, e vabbè, al limite mandami un'email. Comunque sono qua dopo, quindi non vado via. E poi, per chi è interessato, questa sera ho portato con me alcuni CD dove ci sono alcuni brani che ho suonato anche questa sera. Se avete bisogno, c'è Jessica, potete chiedere a lei, che raccoglie tutto lei, e io sono qua per domande. E poi ci tenevo anche a chiedervi una cosa, che chiedo a tutti i concerti. A me piacerebbe tantissimo, per chi vuole, che ci fosse una sorta di esplosione di abbracci questa sera, per chi ha voglia. Perché è una cosa che mi manca tanto negli ultimi anni, e un abbraccio sentito è un abbraccio che porta tanta energia, è uno scambio energetico potentissimo. Quindi se avete voglia, magari ci scambiamo un abbraccio o vi scambiate un abbraccio tra di voi dopo. Grazie ancora, io sono qua. Grazie. Grazie a te. Grazie. Anche voi da casa, ciao, ci vediamo alla prossima.